Buongiorno da via Califano. Il comune di Sorrento dedica a questo personaggio un'importante strada dove l'indirizzo del Museo Correale è proprio via Califano numero 50 in questo modo, e in più una insegna che riproduce i marmi, i versi di Aniello Califano. Chi è Aniello Califano e perché oggi diamo il buongiorno qui? Aniello Califano nasce a Sorrento, ma la sua famiglia ha origini a Sant'Egidio del Monte Albino. Sant'Egidio del Monte Albino è una meravigliosa località alle spalle di Amalfi, possiamo dire. Tant'è vero che oggi, nella sua caratteristica essenziale, svolge funzione di porta di accesso alla costa amalfitana, lato autostradale, lato Nocera Inferiore. Questa località dà origini ai genitori di Califano, che però vengono a vivere a Sorrento. Lui per i primi 16 anni della sua vita vive a Sant'Egidio e poi il resto lo trascorre tra Sorrento e Napoli. Particolare affetto per questa persona perché in un avulso e volo pindarico lo possiamo accostare a questo Wolfgang Mozart, che alla morte, 30 anni, poco più di 30 anni, Mozart va al cimitero seguito da un cagnolino. C'è un famoso quadro che lo raffigura, questo esegue triste, tristissimo. Quello di Aniello Califano è stato ancora più triste perché al cimitero, in occasione della morte, non ci fu nessuna delle onoranze funebri che vogliono accompagnarlo, in quanto al rientro da Napoli per un male alla gola muore nel giro di poco tempo, ma si diffonde la voce che è morto di vaiolo e come tale nessuno voleva trasportarlo al cimitero. Solamente il fattore lo mette su un carretto e lo porta al cimitero, incendiando dopo il carretto, tutti i mobili e gran parte dei suoi suppellettili per questa morte particolare. Questo parallelismo con il Mozart, lui ha circa 46 anni, questo parallelismo con il Mozart lo inserisce appieno nel mondo della musica, nel limbo della musica. Oggi 2015, ma nel 1915 viene scritta quella che è la canzone Il O Soldato Innamorato, meravigliosa prima libretto e poi musica. La musica sembra la musica è di Canino, se non vado errato, ma le parole di questa celebre canzone napoletana sono meravigliose e cantano di questo soldato innamorato. 100 anni fa, 100 anni dal soldato innamorato. A contribuire al successo e alla fama di questa canzone il film La Sciantosa di Anna Magnani, fino ai giorni nostri l'anno scorso, quando l'inno dedicato alla società Calcio Napoli si poggia sui ritmi di questa musica, di queste parole. Ci piace ricordare che dall'altro versante, dal lato è Sant'Egidio del Monte Albino, c'è un gruppo di persone che mantiene viva la fiammella, ecco, proprio nel senso reale e pieno della parola, al cimitero dove è sotterrato Aniello Califano, nel far conoscere questo poeta nativo della loro terra, ma patrimonio, possiamo dire, mondiale della umanità.